discutere delle percentuali quando diminuisce la partecipazione degli elettori è una cosa che mi preoccupa, cioè le forze politiche dovrebbero essere preoccupate del fatto che pur aumentando l'offerta e nelle elezioni comunali l'esplosione di liste civiche, alcune vere e altre finte, è indubbiamente aumentata, non aumenta la partecipazione dei cittadini, che toglie perciò questo valore anche ai ballottaggi che ci saranno nella maggior parte dei casi, tranne Cuneo, non calcolo Palermo, perché a Palermo hanno una legge regionale apposta che consentiva di dare il premio di maggioranza col 40% invece che il 50% nel resto d'Italia. Questo è un dato, che al ballottaggi partecipano ancora meno cittadini, questi elettori saranno, gli eletti saranno ancora meno rappresentativi di prima. Questa è la considerazione di carattere principale. Ce n'è un'altra che riguarda poi lo stallo sulla legge elettorale, che anche questo ha tenuto banco per mesi e mesi, poi il fatto che non si è avuto nessun risultato, io ritengo fondamentalmente prendendo come a pretesto il voto che c'è stato sull'Alto Adige, il regime speciale che c'è in quella regione. Dico un pretesto perché quella norma, a mio avviso, è sicuramente incostituzionale. Spero che uno dei giudici che stanno esaminando i ricorsi mandi anche quella questione, oltre che il premio di maggioranza in seguito al ballottaggio e ai capilista, mandi anche quella questione del Trentino Alto Adige. Perciò l'unica strada che c'è è di riprendere quella legge togliendo le incostituzionalità, che sono il voto congiunto e il fatto che le liste sono ancora bloccate. Questo sarebbe la prima soluzione per non perdere tempo di quello che si è fatto. Che si voti a ottobre o a febbraio, è importante votare con una legge armonizzata e costituzionale.